Siamo alla serata conclusiva di questo cartellone estivo piuttosto intenso dell'estate 2014 della Fondazione Claudi a Serra Petrona, ma la Fondazione, come sua abitudine, guarda avanti. Quali sono i programmi? Sì, a 2 anni diciamo dall'inaugurazione del Palazzo Claudi abbiamo chiuso questa seconda edizione del Festival d'estate con un notevole successo di pubblico. Devo dire che sono molto, molto contento sia della qualità dei concerti che della presenza del pubblico molto numerosa che ha apprezzato poi anche le mostre che abbiamo all'interno. Proprio a proposito delle mostre, una di queste, diciamo la mostra Le voci del silenzio, che è una mostra di libri d'artista, sarà portata a Roma e inaugurata alla Biblioteca Nazionale il prossimo 9 ottobre. A seguire abbiamo sempre in quei giorni, noi abbiamo una settimana molto intensa romana, perché al Tempio di Adriano abbiamo in programma la seconda edizione del Festival dell'Essenziale, un nome strano che però si rifà molto alla poesia anche di Claudi, che è basata molto proprio su ciò che è essenziale nella vita. E dicevo, ci saranno 2 giorni di questo festival con la presenza di attori, registi, uomini della politica, eccetera, con dibattiti, incontri, saranno 2 giorni molto intensi. E poi a seguire il 13 abbiamo in programma di fare un convegno proprio sulla figura di Claudi come poeta ma anche come filosofo, per cui interverranno anche alcuni poeti, Claudio Damiani, Elio Pecora, Davide Rondoni e il professor Luzzi che terrà una relazione sulla poesia appunto di Claudi. E la dottoressa Ubaldini sta curando e dovrebbe uscire in questi mesi, nei prossimi mesi, l'edizione critica di tutto il complesso delle poesie edite e inedite di Claudio Claudi. Poi abbiamo una sorpresa, diciamo un evento un po' straordinario per noi, andremo all'estero non solo con la mostra Le voci del silenzio in Lussemburgo, in Belgio e in Francia, ma a Praga abbiamo in programma di portare 30 quadri di Anna Claudi, quindi faremo una mostra sui quadri di Anna Claudi esposti presso l'Istituto Italiano di Cultura a Praga, in pieno centro della città di Praga. E questo per noi è un evento molto importante perché è la prima volta che dopo la morte di Anna Claudi no, si organizzano delle mostre sui suoi quadri, perché in vita Anna Claudi aveva fatto diverse esposizioni a Lisbona, a Parigi, eccetera, e in Svizzera. E questa volta, dopo la sua morte, avvenuta nel 76, questa è la prima volta che i quadri ritornano all'estero. Per noi questo è un evento quindi molto molto importante. Michele Torresetti è il direttore artistico del cartellone musicale di Palazzo Claudi a Serra Petrona per l'estate 2014. Il programma sicuramente interessantissimo dell'ultima serata in programma appunto quest'estate. Dunque, questa serata qui è dedicata alla musica da camera per archi, con un'orchestra da camera giovanile delle Marche. Abbiamo pensato di proporre Samuel Barber, l'Adagio, Dvorak, la serenata per archi e Holst, Sample Suite.